dove è stato trovato materiale ora all'esame degli inquirenti. In questo albergo, nell'elegante quartiere di Parioli, a Roma, un ex pilota civile e un tecnico della Selenia avevano dato appuntamento a un alto ufficiale di Marina per vendergli i piani segreti messi a punto dall'industria elettronica per un radar tridimensionale di avvistamento aereo. Chiedevano in cambio 12 milioni di dollari, poco più di 10 miliardi di lire, cioè appena un decimo del prezzo ufficiale per il quale sono in corso trattative con gli Stati Uniti e la NATO. I due incaricati della trattativa sono stati arrestati subito, altri 7, quasi tutti disegnatori e archivisti della Selenia, sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni. Uno è latitante. Due grosse operazioni antidroga oggi in Italia. A Verona sono stati scoperti 17 chili di eroina pura per un valore di 12 miliardi di lire. Erano nascosti nel muro di un appartamento. Tre persone sono state arrestate. Vediamo ora le immagini che si riferiscono alla seconda operazione compiuta dai carabinieri di Napoli. Sono state arrestate 14 persone appartenenti ad una banda dedita a rapine e al traffico di stupefacenti. È stata sequestrata droga per mezzo miliardo, preziosi, assegni, denaro e numerose armi. Vi presentiamo ora le immagini impressionanti del disastroso incendio che ha distrutto uno dei più grandi alberghi del mondo, il Grand Hotel Casino della Metro-Goldwyn-Mayer a Las Vegas, un immenso grattacielo di 26 piani. Il bilancio, ancora provvisorio, è di 85 morti. Oltre 500 sono i feriti. Le fiamme, divampate nelle cucine del Grand Albergo, si sono immediatamente estese ai piani superiori. Il sistema d'allarme non ha funzionato e le grandi scale mobili sono rimaste bloccate. Gran parte delle vittime sono morte asfissiate dal fumo nei piani superiori dell'albergo, dove le scale antincendio dei vigili del fuoco non potevano arrivare. Ci giunge ora notizia che due ferrovieri, presunti responsabili dell'incidente ferroviario di Lamezia Terme, sono stati arrestati nel pomeriggio dalla polizia. Sono accusati di disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo. Acque agitate sempre nel mondo automobilistico della Formula 1. È infatti fallito a Parigi l'ennesimo tentativo di pacificazione tra la FISA, che sotto la guida di Jean-Marie Balestre riunisce gli organismi ufficiali dello sport automobilistico, e la FOCA, l'associazione dei costruttori inglesi capeggiata da Bernie Ecclestone. Balestre ha mantenuto un atteggiamento intransigente sulle varie questioni in discussione da mesi, in particolare sul problema delle cosiddette minigonne. Ecclestone, altrettanto testardo, non ha ceduto, sicché in pratica non c'è stato accordo. Anzi, la FISA ha reso noto il calendario ufficiale del prossimo mondiale di Formula 1. Sono previste 14 gare, dal Gran Premio d'Argentina del 25 gennaio a quello degli Stati Uniti Est del 4 ottobre. Una novità, infine, per gli appassionati di musica rock e pop. Ci troviamo di fronte a un nuovo e sorprendente sodalizio formato da Ivan Graziani, Ron e Goran Guzmiaz, un po' sulla scia del successo ottenuto da Gregory Dalla in Banana Public. Ivan Graziani è uno dei più seguiti autori del rock italiano, quest'anno in testa alle classifiche con Firenze. Poi Ron, anche lui italiano, amico di Dalla, per il quale ha scritto l'ormai famosa Piazza Grande, e Goran Guzmiaz, un cantautore jugoslavo anche lui molto apprezzato. Ora insieme, come ascoltiamo in questa canzone, iniziano una tournée per l'Italia che prende il via questa sera nel teatro Tenda Strisce di Roma. Concludiamo qui questa edizione di TG1 Flash, il prossimo appuntamento è per lunedì pomeriggio. In collegamento a Eurovisione da Bologna, in diretta dal Teatro dell'Antoniano, trasmettiamo la 23esima edizione dello Zecchino d'Oro, rassegna internazionale di canzoni per bambini. Thank you.
gira te.